Salve e bentornati sul canale YouTube di Red Fox in Arrest. Oggi vorrei parlarvi di una mia piccola scoperta fatta sulla mia Nintendo Switch una volta aggiornata al firmware 4. Come probabilmente saprete, una volta aggiornata alla versione 4 sono state aggiunte diverse funzionalità. Una tra queste riguarda la possibilità di collegare le cuffie USB wireless della PlayStation 4 alla Nintendo Switch. Basta collegarla all'USB del dock o a un adattatore USB a USB-C per poterle utilizzare tranquillamente. La Switch le riconoscerà direttamente e in alto, anziché comparire il classico altoparlantino, ci sarà un altoparlantino con la scritta USB sotto. Ora, guardando in giro video e simili, mi è venuto il dubbio, ma funziona soltanto con le cuffie USB della PlayStation 4 o cuffie di un determinato tipo? A quel punto ho pensato bene di prendere qualcosa che è facilmente trovabile anche a pochi euro. Delle schede sonore USB cinesissime, C-Make come chipset, o questo qui non mi ricordo, dovrebbe essere una cosa ancora diversa dal C-Make, C-Sound e simili, e provare se funzionano. Per provare ho provato sia con il mio dock, sia con un banalissimo cavo USB-C, USB 3.0. Ora vediamo se funziona. Per prima cosa colleghiamo questo, perché sennò non possiamo collegare le schede sonore. Questa lasciamo da parte e mettiamo questa. Già collegandola, la prima cosa che noti è che si accende. Però quello sta nel fatto che piglia alimentazione. Ma la parte più importante è che qui compare la scritta USB quando andiamo ad alzare e abbassare il volume. Per essere sicuri che funzioni, ho preso delle cuffie classiche, quelle che utilizzo con la Xbox One, delle Turtle Beach, oramai come vedete anche abbastanza logore, e ho provato, vediamo cosa succede. Per prima cosa faccio partire Zelda, senza le cuffie. Penso che possiate sentire chiaramente. E ora le attacco le cuffie. Quindi anche le schede sonore USB funzionano correttamente. Posso provare anche a staccare questo. Lo vedete, appena l'ho staccato è partito l'audio della console, e attaccare quest'altra scheda sonora. Stesso identico discorso. Solo che questa qui c'ha un connettore che fa un po' più pena. Una cosa che ho notato è che funziona anche il regolatore del volume, su e giù. Il muto però non fa nulla. Quella è l'unica cosa che non funziona. Qua lo segna, però non è attivo. L'unica cosa da provare sarebbe il microfono, però non ci sono applicazioni che ci permettono di provare a utilizzare il microfono. Cosa significa questo? Significa che potremmo utilizzare tutte le cuffie USB o le cuffie con un adattatore, tipo le cuffie Thunder della Lightning dell'iPhone 7, basta semplicemente un adattatore Lightning USB-C, o che altro, possiamo utilizzare ad esempio una cassa. È vero che possiamo già utilizzarle di base le casse, però ci sono tante casse che permettono la trasmissione wireless dell'audio, basta attaccare l'adattatore USB. Ok, si è accesa.
In pratica, la Nintendo finalmente sta iniziando ad aggiungere nuovi driver alla nostra Switch. Adesso possiamo collegare schede sonore. Tutti quegli apparati che hanno una scheda sonora, le cuffie ad esempio USB Microsoft, quelle con cavo e quelle senza cavo, le Turtle Beach che possono avere anche l'adattatore, tantissime cuffie e applicazioni che utilizzano schede sonore USB. Ad esempio, un mio amico ha il sinto amplificatore della Denon che permette di trasmettere l'audio collegando un remoto USB al dispositivo. Anche questo può essere una forma utile. Comunque, spero che questa semplice notizia, rapidissima notizia, vi sia utile. Se vi piace, mettete un like e se volete potete pure fare qualsiasi domanda a fine video. Per il resto, al prossimo video.